limitiamo il problema dell'epidemiologia dell'obesità al nostro paese, dobbiamo dire che la situazione è abbastanza soddisfacente, sia come prevalenza, che si aggira intorno al 10%, quindi forse tra le più modeste dei paesi occidentali, sia in termini di progressione, perché di fatto questa prevalenza è ormai stazionaria da 4-5 anni. Quello che si sta verificando come fenomeno più preoccupante, non abbiamo dati italiani, ma possiamo ragionevolmente estrapolarli dai dati degli Stati Uniti, e che quello che sta peggiorando è il livello di BMI. In altre parole, negli ultimi anni c'è stato, seppure modesto, però una tendenza a una shift, a una variazione del BMI verso livelli più alti. La prevalenza in Italia dell'obesità è un pochino superiore nei maschi, intorno al 11%, che nelle femmine intorno al 9%, quindi globalmente la media della popolazione è abbastanza stabile, intorno al 10%, nei bambini è più alta, i bambini al 12%, e quello che si vede invece è che c'è una grossa differenza di prevalenza regionale, nel senso che le regioni del sud, ad esempio in Campania, i bambini obesi arrivano o sovrappeso arrivano al 49%, contro quelli della Lombardia, che sono più ragionevolmente vicini a quello che riceve la media nazionale. Non è solo una questione di stile di vita, perché in questo rapporto si vedono dei grafici abbastanza interessanti, in cui si vede che i pazienti trapiantati dalle regioni del sud a quelle del nord continuano a essere un pochino più obesi. Ovviamente può essere sempre interpretato come legato allo stile di vita, però può anche essere legato a un assetto genetico o epigenetico, che noi spesso dimentichiamo, differente tra le varie popolazioni. Quello che il rapporto voleva sottolineare è che, al di là dello stile di vita, che sicuramente è importante, esiste anche una grossa componente genetica nell'obesità, ma non solo nell'obesità rara, quella sindromica che noi siamo abituati forse più a conoscere, ma nell'obesità comune, in quella che ritroviamo nella popolazione. E questa componente genetica però è difficile da evidenziare, da scoprire. Ci stiamo riuscendo in questi anni, perché le tecniche, le metodologie degli studi genetici e molecolari ci stanno venendo incontro. È anche vero però che non dobbiamo aspettarci, il test genetico che ci aiuti a identificare chi diventerà obeso, e quindi chi non ha quella particolare variante può stare tranquillo. Quello che riusciremo ad ottenere presumibilmente è capire meglio, partendo dalla genetica, perché un individuo ha una maggiore suscettibilità, che cosa è alterato in questo individuo. Molto probabilmente è un'alterazione dei sistemi comunque di controllo dell'appetito, dei meccanismi neuroendocrini dell'appetito. E il fatto di capire meglio, di ampliare le nostre conoscenze, ci potrà permettere di trovare dei farmaci migliori, di trovare delle correzioni preventive migliori. È stato per esempio visto che chi ha questo gene FTO riesce in un certo senso a neutralizzare l'effetto della variante genica facendo più attività fisica, quindi il capire i meccanismi genetici che sono alla base ci può portare a tutta una serie di misure terapeutiche e preventive. Il problema dell'obesità è molto importante anche dal punto di vista delle malattie cardiovascolari. Ci sono dati molto preoccupanti sulla riduzione degli anni di vita attesi in funzione dell'obesità, e tra le cause di questa riduzione dell'aspettativa di vita c'è proprio un aumento delle malattie cardiovascolari. Esempi: la cardiopatia ischemica, lo scompenso cardiaco, lo stesso ictus e l'ipertensione. In effetti l'ipertensione, che a sua volta è la principale causa di morte nel mondo, ha cause molteplici, ma ha una relazione significativa con l'aumento del peso corporeo. Questa relazione passa attraverso vari meccanismi attraverso i quali un aumento del peso può portare a un aumento di valori di pressione e quindi a un aumento del rischio cardiovascolare, che includono alterazioni a livello del metabolismo glicidico e lipidico, quindi una insulinoresistenza,
una attivazione del sistema renina-angiotensina-aldosterone, un aumento della leptina, tutti ormoni o sostanze che si sa hanno un impatto negativo sulla regolazione cardiovascolare. Abbiamo poi un aumento dell'attività simpatica in questi soggetti e c'è la nota associazione tra prevalenza di apnee ostruttive e problemi cardiovascolari, in particolare ipertensione, apnee ostruttive che sono, come noto, molto più frequenti nei pazienti, nei soggetti obesi. Questo è un argomento delicato perché proprio l'aumentata prevalenza di apnee ostruttive è uno dei fenomeni iceberg su cui possiamo ancora fare molto lavoro di prevenzione e di identificazione. Sono problemi che spesso sfuggono perché il medico non ci pensa e neppure il paziente ci pensa, quindi occorre abituarsi a fare delle domande che hanno a che fare col sonno, quindi il problema del dormire bene, nel dormire la durata giusta del sonno, ma anche dormire senza problematiche respiratorie che a volte si manifestano per il soggetto laico, se vogliamo, nella elevata prevalenza del russamento come primo sintomo, che poi peggiora nel tempo e può portare effettivamente all'apnea. Ecco, identificare questi problemi e cercare di risolverli può aiutare a ridurre il rischio cardiovascolare. Su questo si innesta il discorso della prevenzione e su questo si innesta anche il meccanismo genetico. Noi non abbiamo un gene dell'obesità, né abbiamo un gene dell'ipertensione, né mai lo troveremo. Noi abbiamo un complesso scambiarsi di informazioni tra geni diversi, abbiamo dei profili genetici multifattoriali che possono portare a una maggiore prevalenza sia di obesità che di ipertensione. E su questo gli studi sono abbastanza significativi. È stato mostrato sia nell'animale che nell'uomo che esiste proprio una configurazione genetica che si associa a alcune alterazioni sia a livello ormonale che del sistema nervoso autonomo, che dei meccanismi di infiammazione, che anche a livello proprio di alcuni fenotipi tipici come la stessa respirazione notturna, che possono avere una base genetica. Ora, il nostro compito è identificare un profilo genetico di rischio su cui agire, perché questo può aumentare sia il rischio di obesità che di ipertensione che di mortalità cardiovascolare, ma anche cercare di identificare le famiglie a rischio come tali, dove una elevata prevalenza di obesità già nell'età infantile e la presenza di eventi cardiovascolari nella storia o di valori pressori elevati possono indicarci effettivamente una associazione di mutazioni genetiche che possono rappresentare un problema a cui dedicare molta attenzione per rimuovere tutti quegli aspetti che possono invece essere modificati e che riducono quindi l'impatto di un genotipo sfavorevole.